ho già detto che resterò qui anche per supporto nei confronti degli amici e colleghi cinesi ad affrontare questa battaglia insieme. Lei vuole restare lì per solidarietà con le persone che conosce? Ci sono tanti motivi, insomma, tanti pro e contro che abbiamo valutato. Timori sulla diffusione della malattia dal momento che, insomma, sta crescendo? Ci aspettavamo comunque la crescita dei numeri, visto che le prime 3-4 settimane sono state un po' lasciato il problema un po' a sé, prima di essere preso in mano in maniera molto drastica e decisa dalle autorità, quindi non siamo sorpresi di questi numeri. Lei conosce altri italiani che hanno deciso invece di rientrare? Sì, ne conosco parecchi. Che cosa le hanno detto? Hanno cercato di convincerla? No, assolutamente nessuno ha parlato di... cioè, ci siamo scambiati opinioni, tu parli, non parli, ci siamo scambiati varie opinioni. Devo dire che molti di loro sono pure stati incerti, perché comunque, avendo una vita qui in Cina, poi dovranno anche rientrare. Quando ha comunicato alle autorità italiane che ha deciso di restare, che cosa le hanno risposto? Loro hanno semplicemente detto di che ci sia o no, quando ci hanno fatto questa ottima proposta, inizialmente mi hanno anche detto non preoccuparti, poi pure restare inizialmente incerto, poi siccome io non volevo che lavorassero inutilmente anche per la mia famiglia, abbiamo deciso ieri, quando abbiamo deciso l'ho comunicato subito, così possono concentrare l'attività sulle persone che effettivamente torneranno e quindi evitare di fare un lavoro poi inutile. Non hanno cercato di dissuaderla? Loro hanno sempre accettato le decisioni dei singoli, perché siamo tutti quanti adulti e quindi conoscono bene la mia situazione, perché sono qui da molti anni, ci conosciamo bene, quindi non sono l'unico che rimane qui, siamo una decina. È un'emergenza, come è un'emergenza, va gestita. Quello per cui c'è più timore è che la situazione precipiti in maniera esponenziale. Lei è preparato a uno scenario del genere? Non ci aspettiamo che precipiti in maniera esponenziale, come dicevo, ci aspettiamo che i numeri continuino ad aumentare. Adesso il livello di, diciamo, in cui aumentano dovrebbe diminuire, tra virgolette, l'incidenza di aumento, e poi pian piano, nel giro di 2-3 settimane, si dovrebbe cominciare a vedere, insomma, uno spiraglio verso l'uscita del tunnel.